Da domani sera e fino a domenica Napoli diventa capitale della moda. Per 4 giorni la zona di Chiaia sarà protagonista del Soirée de la Mode, la manifestazione ideata dalla fashion manager Frederic D'Abronzo con il sostegno del comune, che per la prima volta trasformerà le vie del centro in una grande passerella con marchi e stilisti d'eccezione. Si parte giovedì 13 con la Fashion Night, che vedrà i negozi di Chiaia aperti fino a mezzanotte, da via Filangeri a Piazza dei Martiri, passando per via Calabritto, Carlo Poerio e fino al Lungomare. Per una notte sarà possibile fare shopping, trasfilate, concerti, aperitivi ed incontri. In programma giovedì alle 21 la consegna di un riconoscimento a Rocco Barocco da parte del sindaco De Magistris. Avremo una passerella a cielo aperto in cui per le strade di Chiaia avverranno tutta una serie di eventi interni e esterni alle boutique che hanno aderito veramente tutte quante alla Soirée de la Mode. Io sono molto contenta perché sono riuscita per la prima volta a riunire a Napoli i grandi brand e quindi sono qui per voi per invitarvi, aspettarvi tutti quanti domani a Chiaia per la Soirée de la Mode, la prima edizione, mi raccomando, venite, vi aspetto. Siamo certi che questa politica del rilancio della città, dell'immagine della città, questa è una politica che magari non prestissimo, ma certamente paga e ripaga tutti noi degli sforzi e del grande lavoro che oggi stiamo mettendo in questa avventura. L'evento, che mira a diventare un appuntamento fisso con il mondo della moda, proseguirà fino a domenica 16 con cocktail party ed eventi in programma nel Temporary Café allestito in Piazza Vittoria. E tra abiti, creatività e glamour c'è spazio pure per la solidarietà. È prevista per venerdì alle 19 l'asta di beneficenza delle fotografie di Michele De Andreis con l'attore Patrizio Rispo, il cui ricavato sarà devoluto alla Casa delle Donne. Quando mi chiamano io non riesco proprio a dire no, cioè mi gratifica oggi molto di più fare queste cose paradossalmente che fare il mio lavoro, perché veramente ho energia da queste persone, ho ottimismo, ho un'altra volta una visione del futuro, cosa che invece i tempi che corrono ti mettono in seria discussione.